Eccoci nuovamente in onda con Focus TG, riprendiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso, dove i vigili del fuoco sono stati costretti questa mattina ad un intervento d'emergenza in corsia al Caffoncello per un principio di incendio. Una persona ricoverata nel reparto di geriatria avrebbe infatti inavvertitamente dato fuoco alla carrozzina sulla quale si trovava. Utilizzando un accendino che non sappiamo dove si è procurata, ha appiccato un incendio bruciando una sedia, tentando di bruciare una sedia e bruciando un cuscino delle lenzuola. Un principio di incendio che per fortuna e grazie alla prontezza degli operatori tale è rimasto, senza che le fiamme abbiano avuto il tempo di propagarsi. L'incidente stamane nel reparto di geriatria dell'ospedale di Treviso, dove una paziente anziana, ricoverata con fragilità psicologiche, ha appiccato il fuoco ad un cuscino e alle lenzuola. Ma proprio a causa delle sue condizioni, la donna era in una stanza da sola, con la porta aperta e controllata a vista dagli operatori del reparto, che appena hanno notato le fiamme sono intervenuti con l'estintore, in contemporanea con l'azionamento automatico dell'impianto antincendio. È stata una cosa simultanea, è partito l'antincendio, gli infermieri erano là, che si sono resi conto subito di questa fiammella, che è questa fiamma che andava su. Per cui hanno spostato la signora, hanno preso gli estintori, hanno subito bloccato l'incendio, diciamo il fuoco che c'era tra il lenzuolo e il cuscino, e contemporaneamente poi hanno chiamato i vigili del fuoco, sono intervenuti. Certo, far fronte ad un incendio, seppur contenuto all'interno di un ospedale, richiede prontezza e attenzione, ma il dispositivo di sicurezza è stato pressoché immediato, con l'arrivo nel giro di pochi minuti dei vigili del fuoco. Abbiamo dovuto spostare, a causa del fumo che usciva dalla stanza, una quota parte dei pazienti, ma contiamo entro stasera di ripristinare tutta la stanza e anche il corridoio, in modo tale che i pazienti spostati in un'altra sede possano rientrare all'interno della geriatria. Incolume la paziente che ha appiccato le fiamme, così come non hanno subito alcuna conseguenza gli altri pazienti. È stato fatto veramente un lavoro d'equipe a regola d'arte, perché sono state seguite le procedure che ci hanno insegnato i vigili del fuoco in caso di incendio, e per fortuna la cosa è stata subito compiuta. Dal reparto di geriatria alla storia che vede protagonista invece un'anziana sorpresa in un giro di droga. Una panda gialla zeppa di adesivi pubblicitari che procede incerta nel cuore della notte fuori dal casello di Padova Ovest non poteva passare inosservata agli agenti della squadra mobile, un sospetto rafforzato dal singolare equipaggio, una 67enne di origine argentina che appariva particolarmente nervosa e due giovanissimi di 19 e 17 anni. L'inevitabile perquisizione ha fatto scoprire uno zaino con 5 kg di hashish e un plico con 300 grammi di cocaina. Uno dei due giovani aveva addosso 1.700 euro in contanti. Scattate le manette per concorso di detenzioni ai fini di spaccio, le indagini si concentrano ora su provenienza e destinazione dello stupefacente. Dalla provincia di Venezia ci spostiamo in provincia di Treviso, dove ad essere nel mirino, ma in questo caso non in senso metaforico, ci sono dei gatti. Sparano in testa, mi ha detto uno, una persona, che perché in testa o prima o dopo il morto. Il suo è molto più di un semplice sospetto. Secondo Ferruccio Grassi, pensionato e invalido residente nella campagna di Spresiano, i suoi gatti non sono morti in seguito di un incidente, ma a causa dei colpi che qualcuno gli ha sparato contro, volontariamente. Anche perché la triste vicenda si è ripetuta negli ultimi anni già 6 o 7 volte, seguendo più o meno sempre lo stesso copione. Capita che i gatti, come di consuetudine, si allontanino tra le case e i campi per qualche centinaio di metri, salvo poi rientrare barcollanti con una vistosa e mortale ferita alla testa. Quando venivano si grattavano la testa, aveva la ferita con l'affare dentro, un piombino, sembrava celeste, di plastica o di roba del genere. Mi penso qua carabina aria compressa o una pistola. Le denunce ai carabinieri non sono servite a mettere la parola fine e le proverbiali 7 vite dei gatti non sono bastate neanche a Felix, morto pochi giorni fa. E ho trovato sto gatto ferito, e dopo si andava via a sera, a mattina di non si è più tornato in drio perché si è morto poco distante qua da me, che una signora lo ha sotterrato. Felix, aveva nome Felix, bianco e nero. E così Ferruccio, ambientalista convinto e amante di cani e gatti, ad ogni colpo è come se perdesse qualcosa di sé. Ai gattini morti ha scavato una tomba in giardino, a quelli vivi riserva cure e attenzioni.
come quella scaletta di legno che aveva costruito proprio per Felix. Per lui e per la moglie i gatti sono una vera e propria famiglia. Assieme a famiglia nuova fiori, noi avevamo sempre avuto tanti gatti. La speranza ora è che questa sequela di lutti abbia fine. Tanto che vada vista per la televisione e che la gente rispetti di più la natura, insomma. Sti gattini cosa chiedo? Giustizia? Giustizia cosa? Cosa ti può fare? Ti può fare niente la gente. Ed ora linea alla regia per qualche istante, poi di nuovo in onda con le notizie dal Veneto.